Possono delle punte di plastica, tante punte di plastica, farti stare bene? Dovete sapere che da oltre 15 anni utilizzo questo tappetino del Fakiro. Vi devo dire la verità, l'ho comprato per pura curiosità all'incirca 14 anni fa. Per curiosità l'ho acquistato, non era famoso all'epoca, oggi sì, e ho cominciato a utilizzarlo. Non ti nascondo che ero un po' preoccupato quando l'ho visto, perché sono dei cerchietti di plastica con delle punte che ovviamente non fanno male, ma tendono semplicemente a stimolare in base un po' come al concetto dell'agopuntura. La maggior parte delle persone che lo vede gli prende un colpo, devo essere sincero. È un po' il concetto del fakiro: una punta buca, fa male, tante punte in una superficie, no. Non è finita qua, perché questo tappetino ormai è famosissimo, ci sono centinaia di recensioni. Io qui sul mio canale mi occupo di benessere a 360 gradi, fa parte del mio protocollo Reset Your Life nella sezione degli acceleratori del benessere, e oggi ne voglio parlare perché ogni tanto, se mi avete seguito, ci sono dei video e tante persone mi dicono: ma Simo, come si usa, come si utilizza? E oggi vi dico la mia umile esperienza e ovviamente delle tantissime persone che lo stanno usando. Ora, come si fa solitamente su YouTube, no, visto che non l'ho mai fatto in vita mia, lo voglio fare pure io. Facciamo l'unboxing. Vi voglio dire che questo è il terzo che ho comprato in 15 anni, sempre l'originale. Ce ne sono altri, ci sono anche più economici su Amazon, se volete magari comprate quelli per provarli, e poi, se volete un consiglio, compratelo originale. Qual è la differenza? Ci sono più punte, ovviamente il materiale è differente, anallergico, ci sono tantissime cose, ma non voglio fare la pubblicità, voglio semplicemente dirvi che quello originale è meglio. Io ho provato anche quello non originale, non è la stessa cosa. Ora facciamo l'unboxing. Guardate come arriva nella sua semplicità. Il tappetino originale, ok, originale, è verde, e in realtà sul sito della Maisa, perché così si chiama, ho conosciuto uno svedese, mi ha detto: non si chiama Misa ma si chiama Maisa, ok. E detto questo, qua all'interno troverete il tappetino, ovviamente, con una sacca per portarlo, eccola qua. Ecco la sacca per portarlo, è molto comoda. E qui il tappetino con tutte le punte. All'interno del tappetino trovate l'interno, che è in tutte fibre naturali, ovviamente, per far sì che ogni volta che state sul tappetino non muoiate di dolore. La cosa interessante è che nella busta vi danno tutte le informazioni che vi occorrono, e anche ovviamente l'utilizzo che ne potete fare. Ancora di più, se andate sul sito e vi registrate, potete scaricare un o più file di meditazione per utilizzarlo nella parte, diciamo, pomeridiana o serale per rilassarvi, e ci sono tantissime informazioni su come utilizzarlo. O se no, su YouTube trovi di tutto. Io mi sentivo un po' in dovere di fare questa piccola recensione, poco tecnica ovviamente, semplicemente perché per me è un mio compagno da 15 anni, quasi 15 anni, mattina, pomeriggio, sera. In realtà tutte le persone che si avvicinano al tappetino Maisa lo fanno per un problema alla schiena, fondamentalmente. Ho letto da qualche parte che è stato paragonato al potere rilassante e analgesico della cannabis addirittura. Ora, prendete questa informazione con le pinze, ma credetemi che è incredibile. Vi dico anche velocemente la sua storia, anche se mi farebbe piacere che voi andaste sul sito e ve la leggiate, perché è veramente bellissima. È nato tutto grazie a un russo che aveva dei problemi articolari dopo un incidente e ha piano piano inventato una sorta di cuscinetto con questi chiodini fatti ovviamente di gomma, di plastica, con quello che aveva. Stiamo parlando di 30 anni fa, e la storia è veramente interessante. Perciò il tappetino in realtà poi è approdato in Svezia, ma in realtà è un'idea di un russo. Dunque, andate sul sito, guardatevela, che è veramente interessante. Ora, quali sono gli utilizzi e perché io sono così innamorato di questo tappetino? Per tre motivi, fondamentalmente.
Il primo perché è economico, costa dalle 60 alle 70 euro, ci sono versioni un po' più evolute con la magnetoterapia che si riscaldano per chi ha grossi problemi di schiena con una sorta di curva da mettere sotto la schiena, ce ne sono diverse tipologie, ma parliamo di quello originale, il classico. Lo utilizzo la mattina per farmi un massaggio sulla pianta del piede, metto il tappetino a terra, monto ovviamente a piedi nudi e inizia questo massaggio sotto la pianta del piede. Come sapete, la riflessologia plantare è veramente importante, non abbiamo mai tempo solitamente, non abbiamo tantissimo tempo per farsi fare dei massaggi ai piedi, ma credetemi che questo tappetino arriva veramente in aiuto. Quanto mi riguarda, dopo tanti anni, ovviamente la mia pianta del piede, considerate pure che cammino spesso a piedi nudi, è abbastanza poco sensibile, dunque faccio degli esercizi su una gamba, sull'altra, spesso lo faccio anche con i pesi, proprio per far sì di avere il maggior stimolazione possibile. Che cosa dà la mattina? Energia, carica, veramente lo sento a livello energetico, mi aumenta la dopamina, che è l'ormone della motivazione. Lo utilizzo poi nel pomeriggio prima di andarmi ad allenare, per esempio, e sulla schiena, lo posso utilizzare anche sulle braccia, sulle gambe, lo posso mettere ovunque. Per esempio, per le donne è consigliabile anche per un massaggio di circolazione, anche per la parte linfatica, sotto le gambe, per la cellulite, ma trovate tutto sul sito. La cosa straordinaria però, credetemi, per quanto riguarda il mio protocollo Reset Your Life, è la sera, per aumentare la melatonina, per abbassare soprattutto il cortisolo, perché se tengo basso l'ormone del cortisolo, automaticamente evito di inibire la melatonina, che è l'ormone del sonno, del riposo. È veramente importante tutelare la melatonina la sera. L'ormone della melatonina non dovrebbe essere disturbato, ma faremo approfondimenti su questo. Rimaniamo sul tappetino. Prima di coricarvi, lo mettete sul letto, anche perché è bello morbido, senza maglietta, vi sdraiate sopra. E credetemi che dopo 4-5 minuti, soprattutto all'inizio, potrebbe essere una sensazione un po' di dolore, di fastidio più che altro, e poi comincia a scaldarvi tutta la parte. In questo momento stiamo parlando della schiena. Inizia questo piacere, inizia il rilassamento e credetemi, è qualcosa di straordinario. Io ormai lo uso tutte le sere da tantissimi anni e lo uso per dormire. Addirittura io dopo 2-3 ore mi ci sveglio perché magari mi giro un po' e quelle puntine mi infastidiscono un po', me lo tolgo e continuo a dormire. Credetemi che il vantaggio del riposo aumenta tantissimo. Qui vedi come lo utilizzo, la mattina, lo utilizzo in palestra, lo utilizzo fuori all'aperto, lo utilizzo anche sulla schiena nel pomeriggio, facendo anche degli esercizi di yoga, mandando ancora più forza, più pressione sulla schiena. Credetemi, è incredibile. Ora, è talmente semplice avere recensioni su questo tappetino, andate su Amazon, andate su Google, andate ovunque e trovate delle recensioni incredibili. Lo so, ero dubbioso anch'io, ormai, però una volta mi prendevano per pazzo ogni volta che vedevo questo tappetino. Ormai, veramente, non c'è neanche bisogno di questa recensione, lo faccio veramente perché per quanto riguarda le persone che seguo è molto importante, soprattutto per le donne, trovare dei momenti tuoi, del tempo di qualità per rilassarsi, per mantenere l'ormone del cortisolo a bada, aumentare la serotonina, che è l'ormone della tranquillità, e dormire meglio. Questi sono 3 trucchi, credimi, e questo tappetino è uno dei miei acceleratori del benessere. Ovviamente piano piano nei video ne vedremo altri. Ora il mio suggerimento è provalo, perché innanzitutto se lo compri hai la possibilità di avere il money back in 30 giorni, se non ti trovi lo puoi restituire e ti ridanno i soldi, cosa che non succede mai. Perché dovresti farlo? Allora, se un po' come me fai sport, ti serve anche per lo sport, soprattutto se hai magari uno sport abbastanza usurante. Sulla schiena è straordinario, recupero muscolare, energia e soprattutto, e qui ne abbiamo bisogno tutti, perché ricordatevi che 13 milioni di italiani non dormono. Tra questi 13 milioni di italiani qualcuno si sveglia la notte, qualcuno fa fatica a dormire, la mattina si sente stanco. Tappetino Maisa vi aiuta veramente tantissimo, soprattutto sul sonno, e a recuperare alla mattina energia attraverso una piccola routine di 10 minuti, un quarto d'ora, mettendoci sopra in piedi. L'ultima cosa che ti
suggerisco è qui sotto nella descrizione potrai trovare un piccolo codice sconto Simone Nobile da mettere nel carrello sul sito Maisa. È un piccolissimo sconto, ma è un invito a provare questo incredibile tappetino. Credimi dal profondo del cuore, ti migliora la vita. Io ti auguro una buona azione, ci vediamo al prossimo video. Se ancora non l'hai fatto, magari iscriviti al canale, accendi la campanellina così ti arrivano le notifiche di quando posto video nuovi, sempre su questo concetto, le 7 aree del benessere. Mi raccomando, resetta e riprenditi la vita. Ci vediamo ai prossimi video, ciao!